eccolo qui, lo vediamo un bello, po' agitato. Bello, sta attirando l'attenzione del barone Colucci per la nuova puntata della rubrica Il pensiero del barone Colucci. So che avete avuto un po' di difficoltà con Silvio, avete avuto momenti di tensione, no? Perché lui è molto geloso, poi se lui non mi vede, alla prossima volta non mi fa le feste. Ecco, invece abbiamo visto che probabilmente Silvio ha accettato questa situazione. Questa volta ha accettato. Proviamo ad avvicinarci? Proviamo. Vediamo. Ehi, Silvio, Vieni. E lui vede che ci sono degli estranei, no? Allora ha paura di avvicinarsi, però è molto sociale, molto bello. Vieni, Silvio. Ehi, Silvio. È un po' diffidente. Mangia un pesce, vedo un pesce lì nell'acqua. Sì, lui mangia pesci. Solo pesce fresco. Non surgelato, non surgelato, solo pesce. Preparato. Conosce il pesce fresco dal pesce surgelato. E quando uno gli propone quello surgelato, lo butta appresso. E quindi, al di là del lavoro, che è una cosa molto importante nella vita degli uomini, ognuno di noi ha bisogno pure di lavorare vivendo con divagazione, nel senso, con armonia, nel senso che il lavoro non debba essere soltanto un mezzo, di dare un motivo di divertimento. Difatti io a tutti i miei lavoratori, per favore non dite che venite qui a lavorare, ma dite quello che venite a fare, cioè, loro rispondono, a divertirci. Lavorano divertendosi, passano le ore con pace, tranquillità e interesse per la salute, per la vita. Non si può negare a una persona il lavoro. Il lavoro è senso di piacere, è anche motivo di nobiltà, appagamento. Difatti, di appagamento. Il lavoro, la prima cosa. E poi viene anche il mezzo di vita, che è l'emolumento, lo stipendio, ed è giusto che sia così, perché altrimenti non si potrebbe vivere. Quindi il piacere di essere, il piacere di fare, il piacere di operare, il piacere di sentirsi gratificati attraverso il lavoro. Queste sono le cose che io dico a tutti e che desidero con questo messaggio, con questa mia spiegazione, trasmettere un messaggio di affetto, di amore, di considerazione. E con questo per ora e solo per ora è tutto, ci vediamo alla prossima puntata della nostra ormai celeberrima rubrica Il pensiero del barone Colucci. Fate i bravi, non fate come al solito.